Lasciatemi solo esprimere un apprezzamento sentito per alcune espressioni che sono state usate in questa sera tra di noi, che mi sembrano molto significative di un orientamento condivisibile. L'espressione sull'accanimento motivazionale invocato a cui faceva riferimento il professor Cavallo, perché effettivamente qui vediamo la burocrazia alquanto ottusa e comunque non progressista scatenarsi veramente in favore del mercato come soluzione unica dei problemi del mondo. Ripeto, chi vuole averne conferma, legga la relazione illustrativa del decreto attuativo, che è proprio un inno al mercato senza alternative. L'altro apprezzamento che voglio esprimere, anche se il presidente Smart mi scuserà per questa presunzione da parte mia, ma il fatto che il presidente dell'azienda idrica della città metropolitana di Torino usi volutamente l'espressione che fornisce la Smart fornisce l'acqua a degli utenti e non a dei clienti, la dice lunga sul fatto che consideri l'acqua lui stesso, come infatti sta facendo, un bene comune e non una merce, che è la grande differenza che secondo noi distingue i mercanti dai gestori dell'acqua ai fini del servizio pubblico e non del lucro. Grazie anche di questo. Credo che dovremmo però sottolineare questo aspetto che rimane nel provvedimento legislativo che è all'esame del Parlamento in questi giorni, il fatto che si escluda l'azienda speciale di diritto pubblico dalla possibilità di gestire i servizi a rete e che la si lasci per i servizi sociali, diciamo così, e non invece per servizi industriali, quando in tutta Europa questo è possibile e ammesso dal diritto europeo. Quindi veramente c'è un eccesso mercantile e monetario nell'impostazione culturale dei nostri legislatori, ma soprattutto delle manine che scrivono i provvedimenti come quelle che sono intervenute su questo. Dopodiché non noi faremo tutto quello che possiamo come Movimento dell'Acqua perché questi contenuti siano recepiti, accolti dal Parlamento. Anche il Forum dell'Acqua è riuscito a ottenere di essere audito presso la Commissione Affari Costituzionali nei prossimi giorni e quindi andremo in quella sede a sostenere le posizioni che abbiamo condiviso questa sera. Speriamo e ci auguriamo e sollecitiamo l'ANCI, che ha quel ruolo determinante appunto nella conferenza Stato-Regioni ad essere incalzante e convincente e soprattutto sicura al proprio interno di portare avanti questo discorso, perché sarebbe un modo per dimostrare che la volontà popolare espressa 10 anni fa nel referendum non è stata calpestata del tutto, come purtroppo invece è avvenuto in buona parte per non essere stato attuato il referendum stesso, di cui noi facciamo colpa alle varie maggioranze che si sono alternate al governo del paese e che hanno ignorato questa volontà popolare espressa dal 64% dei votanti al referendum del 2011. Speriamo di poterci incontrare prossimamente con un risultato positivo e con questo auspicio ringrazio ancora tutti per la loro presenza e in particolare, oltre che i militanti dell'acqua che vedo che sono parecchi e sparsi un po'.
un po' in tutta Italia, l'ingegner Romano che è rimasto con noi, il sindaco di Busano Chiono e il vicepresidente dell'ANCI Mauro Berrone. Grazie ancora, possiamo interrompere il collegamento e alla prossima.